Il conte Luigi Cadorna è il capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano dal luglio 1914 al novembre 1917. Uomo dal pugno di ferro, ha una concezione ottusa e brutale della disciplina e scarsissima considerazione per le esigenze materiali e morali del soldato. Tratta i comandanti e i subordinati in modo sprezzante. È la dispotica e indiscutibile voce del padrone. Ma al di là dei tanti difetti, errori e colpe nella conduzione della guerra, si dimostra un organizzatore insuperabile. In pochi mesi, tra l'ottobre 1914 e il maggio 1915, riesce a dar vita al più grande esercito che l'Italia abbia mai messo in campo. Il piano di Cadorna prevede il seguente schieramento operativo. Sul fronte trentino, dallo Stelvio alle Pale di San Martino, Croda Grande, azione difensiva strategica operata dalla prima armata al comando del generale Roberto Brusati, presto sostituito da Pecori Giraldi. Sul fronte del Cadore, azione offensiva della quarta armata del generale Luigi Nava verso Dobbiaco, con l'obiettivo di penetrare nelle valli della Rienza e della Carnia in direzione di Tarvisio. Sul fronte orientale, una energica e improvvisa irruzione della seconda armata, guidata da Luigi Capello, e della terza armata, al comando del Duca d'Aosta, al di là del confine, raggiungendo e passando l'Isonzo per congiungersi poi con i russi e con i serbi nell'Europa sudorientale. Il famoso, quanto utopico, balzo in avanti di Cadorna. Le operazioni di guerra iniziano la stessa notte del 24 maggio 1915. Le nostre truppe occupano i più importanti valichi di confine e vari punti nel Trentino e in Cadore: Tonale, Ponte Caffaro, Monte Baldo, Monte Corno, Il Pasubio, Ala, Conizugna, Cortina d'Ampezzo, Passo Tre Croci. Nel settore del Tonale e dell'Adamello, la prima armata, comandata dal generale Brusati, doveva restare sulla difensiva. Invece si svena in 100 piccole azioni prive di influenza. Si mandano all'attacco gli alpini su obiettivi poco importanti, causando decine di morti inutili, costringendo interi reparti a operare in condizioni penose, dormendo all'addiaccio. Le tante prove affrontate esaltano comunque il coraggio e la dedizione delle nostre penne nere. Il fiume Isonzo scorre oltre la linea del nostro confine del 1915, in territorio sloveno appartenente all'impero austro-ungarico. Lungo 138 chilometri, nasce a nord-est di Plezzo e scende tortuoso attraverso le Alpi Giulie, tocca Gorizia e si getta nel Golfo di Trieste, presso Aquileia. Entriamo nella conca di Caporetto. Ci impossessiamo dei bastioni di Montenero, Merzli e Vodil. Occupiamo Gradisca e Monfalcone. Ma l'offensiva si ferma quando veniamo a contatto col confine militare austriaco, che quasi dappertutto corre su posizioni più alte rispetto a quelle raggiunte da noi. Ripetuti e sanguinosissimi assalti alle teste di Ponte di Plava, Tolmino e Montenero, subito perso, risultano inutili. Bruciante il giudizio degli austriaci. Con i suoi 400.000 uomini, Cadorna avrebbe potuto travolgere in un punto determinato i nostri 100.000 soldati. Ma il suo schieramento era frantumato lungo tutta la frontiera. Così il circospetto comandante italiano ha lasciato trascorrere il momento favorevole. Il 10 agosto, in un quadro di desolazione infinita, si conclude la seconda battaglia dell'Isonzo. Le armate italiane si trovano allo stesso punto di tre mesi prima. Sfondare a tutti i costi prima dell'inverno
e prima che il grosso delle armate austriache, vittoriose in Russia e in Serbia, accorra sul Bisunzio. Podgora, San Michele, San Floriano, Slavia, quota 188. Si avanza e si indietreggia palmo a palmo, di buca in buca. Orgia di violenze, mare di sangue, di sofferenze, di disperazione. Tutti gli attacchi italiani sono respinti con perdite gravissime. Al Parlamento Cadorna può solo annunciare che in quattro grandi battaglie e al prezzo di almeno 230.000 fra morti e feriti è riuscito a conquistare alcuni metri sulle pendici del Podgora e del San Michele, alcune trincee sull'altopiano di Doberdò e le rovine del villaggio di Oslavia, ma non certo Gorizia e Trieste. Il 4 novembre Cadorna ordina la sospensione dell'offensiva. Su tutto il fronte non siamo avanzati di un passo. Altro che passeggiata su Vienna.